Franco Lepore, presidente dell'Associazione Ornicoltori Pugliesi di Bari, nonché giudice internazionale di canarini di forma e posizione lisci. Franco, un bilancio di questa bellissima 16ª edizione della mostra internazionale. Siamo giunti alla 16ª mostra internazionale del Mediterraneo. Quest'anno ottimo successo sia per gli espositori che per coloro che hanno partecipato a livello di paesi esteri, in quanto abbiamo avuto la partecipazione della Grecia, della Slovenia, della Croazia, Inghilterra, Libano, che è il primo anno, Albania, che è il primo anno, hanno portato diversi canarini da canto. Siamo soddisfatti anche perché quest'anno, con la novità delle scuole elementari, la OP Bari ha ritenuto opportuno donare e regalare 100 canarini ai bambini delle scuole elementari, anche perché appunto il nostro slogan, lo slogan della FOI, Federazione Ornicoltori Italiani, è quello: allevare e proteggere e diffondere quella che è l'ornitologia, le razze e tutto quello che è il mondo ornitologico. Una bella festa, sono venuti a trovarci i nostri amici appunto dai paesi esteri e siamo veramente contenti del successo di questa manifestazione. Sono tantissimi anni che organizziamo questa manifestazione, anche se c'è scritto 16ª mostra internazionale, ma in realtà con due campionati italiani e un campionato del mondo, diciamo, sono diversi anni che organizziamo questa manifestazione. Sì, quanti uccellini sono esposti in totale con il mercato? Ho letto che si arriva più o meno a 10.000 soggetti esposti. Quanto è difficile organizzare una kermesse così numerosa e così appariscente e importante? È molto difficile perché bisogna pensare un po' a tutto, no? Bisogna pensare ad ospitare, no, gli allevatori che provengono appunto dai paesi esteri. Abbiamo invitato sia giudici italiani che giudici esteri, sono stati i nostri ospiti in questi giorni, e logicamente bisogna anche far conoscere quella che è la cultura, la Puglia, la città di Bari e via discorrendo. È stata veramente un'esperienza bellissima, molto, molto importante, ma sotto il profilo umano, perché poi magari ci si conosce meglio, anche se non si conoscono tutte le lingue, no? Però diciamo che poi ci vogliamo far capire, anche, ci riusciamo anche a gesti. Ecco perché è importante, insomma, questo scambio culturale, anche questo è uno scambio culturale. Quindi questa ovviamente sarà seguita da tante altre edizioni. I progetti per il futuro? Stiamo già pensando a quello che è il futuro, perché per il prossimo anno, a parte organizzare la 17ª mostra internazionale, stiamo anche pensando di divulgare l'ornitologia affacciandoci un po' a quelli che sono le persone recluse. Cioè, noi, il nostro sogno dell'OP Bari è quella di svolgere una manifestazione ornitologica all'interno di un carcere. Siamo in contatto con i direttori sia del carcere di Bari che di Trani, perché vorremmo organizzare una manifestazione ornitologica nelle carceri, chiaro, per diffondere anche tra loro quella che potrebbe essere appunto un modo come l'altro per avvicinarsi al mondo dei volatili e magari allontanarsi da altre cose. Quindi un'ornitofilia sociale, bambini, carcerati, disabili, un progetto veramente encomiabile. Certo, bisogna pensare un po', insomma, un po' a tutto, perché poi alla fine l'ornitologia è tutto. Io racconto sempre della mia esperienza nei paesi arabi, nei paesi esteri, ad esempio in Libano, no? A Beirut, sono stato a Beirut, in tutto il Libano, ci sono tantissimi allevatori di canarini con diverse culture, di religioni differenti, però quando ci si siede attorno a un tavolo e bisogna guardare i canarini, si mettono da parte
No, tutte le religioni, tutto quello che potrebbe essere, non so, il ceto sociale, perché ci sono allevatori che veramente non possono comprare neanche il mangime e ci sono allevatori che hanno tantissimi soldi, perciò poi alla fine è veramente bello stare in mezzo a tanta gente di diversi ceti, perciò il nostro obiettivo è quello di divulgare l'ornitologia e perché no andare appunto in questi paesi anche per realizzare delle belle manifestazioni. Grazie Franco e in bocca al lupo per i progetti futuri dell'AOP e tuoi personali. Grazie. Grazie a voi e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa manifestazione e ringrazio anche coloro che non hanno partecipato. Noi siamo qui, la porta è aperta per tutti, noi accogliamo tutti gli appassionati, i veri appassionati. Vi aspettiamo anche per l'anno prossimo. Grazie ancora.